Ciao Tubicine, visto che non faccio mai video quando sono in giro, oggi mi sono ripromessa di farne uno perché sono a Rimini per un impegno di lavoro e ho detto mi porto via la videocamera e faccio un video da là perché in realtà lo dovevo fare per il compleanno ma ero malata e quindi ne approfitto e lo faccio da qui. E oltretutto, cioè, sono contenta perché sono capitata in un hotel troppo bello, cioè stranissimo, che quindi ne approfitto e vi mostro. Allora, sono a Rimini e l'hotel si chiama Duomo Hotel. Vabbè, adesso parte il mio casino che ho già fatto. Guardate, qua si entra, vedete c'è la porta. Qua è tutto tondeggiante e addirittura il pavimento è un pavimento, cioè, gommoso. Non so spiegarvelo, comunque è stranissimo. Vedete, qua c'è l'armadio, che in realtà è in bagno. Non c'è una porta. E, no, forse sì, no. Non c'è una porta, c'è questo vetro che separa. Guardate la doccia. Cioè, praticamente la doccia è libera. Adesso questo è aperto, vabbè, non è molto elegante. Però guardate com'è chiuso. Cioè, è troppo bello. Qui, vedete, si vede di là. Ed è la camera, che adesso vi faccio vedere. Vedete, qua c'è il pavimento in legno. Vedete, il pavimento non fa rumore perché è tutto gommoso. Vedete, c'è la super TV. La terrazzina e cioè guardate il letto, è troppo bello. Niente, cioè, mi sono troppo esaltata perché comunque sono stata una settimana a Sanremo in un hotel catapecchia e quindi quando sono arrivata qua, cioè, ero troppo troppo contenta. E adesso sistemo la telecamera e poi faccio il video perché c'è una sorpresina per voi. Niente, non ho portato il piedistallo, quindi dovrò tenere in mano la videocamera. E faccio questo video perché, intanto per salutarvi e poi perché per il giorno del mio compleanno avevo deciso di fare un giveaway qua sul canale, però non sono riuscita a farlo perché appunto avevo la febbre e quindi non riuscivo neanche a parlare. Però ci tenevo in realtà già da Natale a regalarvi questo cofanetto di Sephora che trovo super carino e super completo e soprattutto l'avevo tenuto per voi. Quindi in palio lo volevo mettere qui come regalo per voi e come ho detto prima o poi riuscirò a fare un video decente e riuscire a caricarlo. Sono stata a Sanremo, alcune di voi mi avranno seguito sul blog, devo ancora, oddio che male al braccio, caricare il secondo video, però diciamo che bene o male, insomma, chi mi ha seguito sui social network ha visto tutta la parte più viva della settimana sanremese. Mi è arrivato il libro e alcuni di voi ancora non sanno bene di cosa si tratta perché magari non hanno seguito tutta la parte sul blog in generale, però insomma sapete, ho scritto un libro che è in uscita l'8 marzo e l'ho scritto io, insomma poi ci sarà un vlog dove vi racconterò tutto e è sulla storia del make-up, che è una cosa che volevo fare già da un paio d'anni e finalmente ce l'ho fatta, siamo arrivate. Ci sarà anche lì una sorpresa anche per voi, per un evento che abbiamo organizzato che sarà il 9 marzo a Bologna e verrete direttamente coinvolte perché, cioè, diciamo che l'evento comunque come il libro è stato pensato, cioè il libro l'ho scritto per voi e l'evento è tutto strutturato per coinvolgervi, quindi adesso appena carico il vlog poi là vi spiego tutto bene. Cos'altro devo dirvi? Niente, per partecipare un commento qui sotto e poi farò l'estrazione. Oggi è il 18 e facciamo che dura fino a domenica, che ne abbiamo, non lo so, però 18 ve lo scrivo qui e potete vincere questo cofanetto completo di Sephora che insomma, mi sembrava troppo carino e in realtà adesso stasera penso di caricare anche sul blog quello dei pastello della Neve Cosmetics che è sempre un giveaway, insomma un regalo per voi che volevo mettere in palio. Quindi in realtà questa cosa la volevo fare per il compleanno, perché sapete che anche gli altri anni, il giorno del mio compleanno, facevo un regalo per voi e solo che non sono riuscita in quei giorni, poi sono stata via così, allora ho detto vabbè, glielo faccio adesso, così gli faccio anche un saluto veloce. Vi devo fare il video sui capelli e devo farvi il video sul prodotti top make-up da mettere poi qua sul canale, insomma. Niente, vi mando un bacio e ci vediamo presto con il vlog, adesso devo un attimo capire cosa
cosa posso dire e cosa non posso ancora dire, però insomma è già stata fatta l'intervista a Radio Italia, che la trovate sempre sul blog, che ho caricato poi la registrazione, più altre insomma cosette sono, ve le ho già raccontate sul blog, altre cose poi ve le racconterò sul vlog. Un bacio, ci vediamo presto, ciao!